Buon pomeriggio a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con i webinar di BioPeers. Io mi presento, sono Daniela Bencardino, caporedattrice della categoria Salute e Medicina di questo portale e questa sera parleremo di microplastiche. Sappiamo quanto sia importante combattere la minaccia delle microplastiche non solo per l'ambiente ma anche per la nostra salute, perché poi sappiamo che ogni problema legato all'ambiente si ripercuote comunque sulla salute dell'uomo, quindi questa sera affronteremo questa tematica sotto diversi punti di vista ed è per questo motivo che ho voluto accanto a me anche Filippo Nicolini, caporedattore della categoria Ambiente e Natura. Filippo. Ecco, sì, ci sono. Ok, ti sentiamo. Mi si vede? Ciao. Filippo, ciao a tutti. Grazie per essere con noi. Grazie a te. Sì, come no. Allora, innanzitutto ti ringrazio di nuovo appunto per l'invito a questo webinar e sono molto contento di essere qui, sia perché la tematica comunque è molto interessante e come hai detto te, sarà comunque diciamo affrontata da vari punti di vista, quindi non solo dal punto di vista ecologico ma anche dal punto di vista della salute, e poi perché anche un po' il mio primo webinar, diciamo, quindi sono anche abbastanza emozionato, ecco. E appunto io sono Filippo Nicolini, sono il responsabile della sezione Ambiente e Natura su BioPeers, che è la sezione, diciamo, un po' più naturalistica del sito, dove potete trovare praticamente informazioni riguardo animali, piante, sia viventi che estinti. Infatti c'è anche una sottosezione di paleontologia, ma c'è anche una sottosezione molto ampia di ambiente, in cui invece trattiamo le relazioni che esistono tra i vari esseri viventi, ovviamente incluso anche l'uomo, e quindi trattiamo anche di inquinamento, sovrasfruttamento delle risorse e appunto microplastiche. E stasera infatti io sono qui proprio per affiancarti nella parte più ecologica delle microplastiche, quando invece tu ti occuperai più direttamente della parte della salute. E di me posso dirvi che collaboro con BioPeers dal 2017 e da una decina di mesi sono diventato caporedattore, quindi ecco, sono entrato a far parte della redazione. Però direi che potrei lasciarti la parola già per entrare nel vivo del webinar e parlare di cose un po' più interessanti. Beh sì, allora a questo punto invitiamo Martina Capriotti, la nostra relatrice, ad accendere microfono e webcam. Così diamo il via al nostro webinar e sarà una chiacchierata interessante. Ecco Martina, ti vediamo. Ok. Ciao Martina. Ciao a tutti. Ci vediamo e ci sentiamo, tutto ok. Ciao Martina, allora grazie per aver accettato il nostro invito e grazie soprattutto perché so che in questo momento hai interrotto i tuoi esperimenti per dedicarci un po' di tempo. Con gran piacere. Grazie mille. Che dire, Martina, come avete potuto leggere anche dalla locandina, si occupa di ricerca, in questo momento è collegata con noi dagli Stati Uniti, perché si occupa di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Marine dell'Università del Connecticut, ma è anche un'esploratrice dei fondali marini per National Geographic ed è stata l'unica italiana selezionata da Sky proprio per promuovere una campagna di divulgazione su questo tema. Io devo dire che ho avuto il piacere di conoscere Martina di persona perché abbiamo frequentato insieme lo stesso percorso di dottorato, anche se in ambiti completamente diversi, però ogni volta che Martina mi raccontava dei suoi studi, delle sue ricerche, aveva così tanto entusiasmo che riusciva comunque a coinvolgermi nonostante i miei interessi fossero completamente opposti. Quindi, come avete potuto intuire, la storia di Martina è molto interessante. Martina, non so, vuoi raccontarci tutte le tappe della tua vita, come sei arrivata all'Università del Connecticut? Raccontaci un po' la tua passione sia per la ricerca che per il mare. Sì, con piacere. Allora, come mi avete chiesto, vi proietto qualche foto magari per entrare un po' di più nella mia storia. Sì, sì, grazie. Un secondo.
Allora, io ricordo a tutti i partecipanti, nel frattempo che Martina carica la sua presentazione, di disattivare il microfono e l'audio, così rendiamo il collegamento più fluido e non abbiamo problemi. E poi vi ricordo che nella giornata di domani riceverete l'attestato e il materiale informativo che Martina ci metterà a disposizione. E ecco, stiamo per vedere la presentazione di Martina tra qualche secondo. Perfetto. Allora, grazie della presentazione. Allora, io vengo da una piccola città chiamata San Benedetto del Tronto. Vabbè, l'Italia è piccola, quindi probabilmente ne avete già sentito parlare. È una città sulla costa adriatica e io sono nata qui, sono cresciuta sul mare praticamente e ho avuto anche la fortuna di lavorarci, perché a San Benedetto c'è la sede distaccata dell'Università di Camerino, dove ho fatto parte dei miei studi, per cui ho avuto la fortuna di esplorare quest'area del Mar Adriatico sotto diversi punti di vista. In realtà la mia passione per il mare e così nasce un pochino prima, diciamo, quando in realtà ero adolescente. Ho iniziato a fare, io ecco, nuoto da una vita, da quando ero piccolissima, e poi ecco, da adolescente ho voluto dare un maggior senso a tanti anni di nuoto, quindi ho fatto il mio primo corso di salvataggio, il mio primo corso di subacquea, ed è stato proprio durante le prime immersioni che ho, avuto sia il... si è rafforzato, diciamo, il mio fascino per l'ambiente marino, ma ho avuto anche modo di vedere quanto l'uomo stesse impattando i nostri fondali, perché purtroppo non so chi dei presenti è subacqueo e quindi ha modo di immergersi e vedere con i propri occhi, ma i nostri fondali purtroppo sono sempre più toccati dall'impronta dell'uomo. E quindi poi ho deciso successivamente di iscrivermi al corso di laurea in biologia marina, perché volevo assolutamente studiare più nello specifico l'inquinamento marino, cioè capire quale fosse la relazione tra l'ambiente marino e quanto l'impatto dell'uomo, cioè fino a che livello l'impatto dell'uomo potesse interferire con gli equilibri ecosistemici. E quindi ecco, ho fatto la triennale presso l'Università di Camerino, poi la magistrale presso l'Università Politecnica delle Marche, e anzi, tra l'altro, durante la magistrale ho avuto anche modo di fare un'esperienza Erasmus. Ho svolto il mio tirocinio di tesi a Trondheim, presso l'Università Norvegese di Scienze e Tecnologie, e dove è proprio qui che ho iniziato a studiare gli interferenti endocrini. E dopo la laurea, ecco, mi ero talmente innamorata della ricerca che ho deciso di iniziare il corso di dottorato, che ho svolto presso l'Università di Camerino nella sede di San Benedetto del Tronto. E anche qui ho continuato i miei studi sugli interferenti endocrini, sul biomonitoraggio marino e sull'utilizzo di biomarcatori molecolari nello studio appunto della contaminazione chimica. Anzi, tra l'altro, il mio percorso di dottorato è stato anche, per me è stato anche interessante, perché ho avuto modo di partecipare al progetto Eureka. Mi pare anche te, Daniela, hai fatto un percorso. Esatto. Sì, anche io ho svolto parallelamente, infatti, il mio percorso presso l'azienda Trevisani Pietro SRL di San Benedetto, che si occupa di produzione e soprattutto processamento del pescato. Dopo il dottorato, ecco, ero un po', come posso dire, come un po' tutti i ricercatori, non sappiamo bene quale strada prendere in Italia. E quindi io mi interessava approfondire l'aspetto relativo alle microplastiche associate ai contaminanti chimici, che avevo già studiato nei precedenti anni durante il dottorato. E quindi scrissi un progetto che presentai poi per un bando di National Geographic, e con mia grande sorpresa il mio progetto è stato approvato. E tra l'altro è stato anche ulteriormente selezionato, come dicevi te prima, Daniela, da Sky per la campagna Sky Ocean Rescue, proprio per, ecco,
proprio per non soltanto supportare la nostra ricerca, ma anche per rafforzare la parte divulgativa, quindi poter utilizzare, diciamo, i nostri dati di ricerca per, come dicevo prima, rafforzare di più i concetti di come posso, scusate, ecco, di divulgazione, soprattutto i concetti da divulgare. Da diffondere, esatto, no, perché poi, scusa se ti interrompo, sappiamo che la ricerca fatta in laboratorio è importante, però poi deve essere anche in qualche modo applicata dalla comunità, perché altrimenti rimane ricerca fine a se stessa, ma è importante farla conoscere anche alla comunità, ed è quello che un po' facciamo anche noi di BioPills, esatto, mettendo a disposizione di tutti delle piccole pillole di scienza che siano comprensibili anche a chi si occupa di tutt'altro. Esatto, esatto, anche perché io, questa è, ecco, è una mia considerazione personale, vedo sempre più, non so, ricercatori o professori universitari che sembra che facciano ricerca solo per se stessi, o solo, cioè per se stessi nel senso per la comunità scientifica. Invece, cioè, nel senso, tutti noi possiamo dare il nostro contributo per aiutare il pianeta e per salvaguardare il pianeta, però se tutti noi non sappiamo cosa realmente sta accadendo in mare o, diciamo, sulla Terra, è ovvio che è poi difficile trovare un punto di incontro. E quindi, ecco, è così che con questo progetto di ricerca sono entrata, come dicevi te, sono diventata un'esploratrice di National Geographic e sono entrata a far parte della grande community internazionale degli esploratori. Attualmente mi trovo, ecco, nel Connecticut, presso il Dipartimento di Scienze Marine dell'Università del Connecticut, si trova proprio sulla costa atlantica, e qui sto studiando come organismi sospensivori significa che si nutrono di materiale, cellule in sospensione nell'acqua di mare, quindi sono organismi filtratori, possono in qualche modo influenzare, interferire, cioè la loro fisiologia filtratoria, diciamo, può essere influenzata dalla presenza di microplastiche, ma soprattutto da alcune molecole che si trovano sulla superficie delle microplastiche. E quindi questo è diciamo, l'attuale studio che sto portando avanti, anche parte dei miei esperimenti che sto portando avanti in questi giorni. E non so, Daniela, se volete aggiungere qualcosa prima di iniziare. Ma io direi che siamo tutti molto curiosi di ascoltare le tue ricerche, quindi possiamo anche iniziare. Ok. Allora, come dicevamo all'inizio, oggi parleremo di microplastiche. Prima di cercare di capire che cosa sono le microplastiche, per chi non lo sappia ancora, cerchiamo di capire un po' da dove provengono, quindi saliamo un pochino all'origine. Quando parliamo di microplastiche dobbiamo assolutamente associarle all'inquinamento da plastica, più in generale in realtà all'inquinamento da rifiuti, però siccome la maggior parte dei rifiuti in mare, diciamo, è costituito da plastica, molto spesso si parla di, appunto, inquinamento da plastica. E purtroppo in alcune aree del pianeta questo tipo di inquinamento sta raggiungendo dei livelli veramente molto molto alti, non soltanto sulle spiagge come nella foto che vedete, ma proprio anche in mare. E questo perché? Perché di tutta la plastica che arriva in mare, che, diciamo, sono state fatte diverse stime, ad esempio soltanto con gli apporti fluviali possiamo arrivare anche a circa 9 milioni di tonnellate di plastica l'anno, quindi parliamo di quantitativi veramente molto grandi. Di tutta la plastica che arriva in mare, di tutti i rifiuti che arrivano in mare, circa un 15% galleggia, quindi lo possiamo vedere, diciamo, con i nostri occhi, per chi frequenta il mare, galleggiare sul pelo dell'acqua. Un altro 15% ha magari un peso specifico diverso, quindi un po' più pesante, quindi possiamo ritrovarlo in colonna d'acqua, quindi significa che non affonda e non galleggia. E un altro 70%, ma ben un 70%, lo ritroviamo nei fondali. E diciamo, quest'ultimo dato è quello un po' più preoccupante, perché se ben un 70% dei rifiuti finisce sui fondali, significa che i nostri fondali marini stanno diventando delle vere e proprie discariche. Anzi, tra l'altro,
è uscito un articolo, pare l'anno scorso, pochi mesi fa, dove hanno rinvenuto plastiche addirittura nella fossa delle Marianne, che è il punto più profondo di tutto il pianeta. E come dicevo prima, si parla spesso di plastica proprio perché l'80% all'incirca, l'80% di questi rifiuti è costituito da plastica. E qual è il destino di queste plastiche? Allora, probabilmente avete già sentito parlare delle isole di plastica, che in realtà non sono delle isole, sono dei semplici accumuli di rifiuti. Ecco, sono degli accumuli di rifiuti galleggianti che si vengono a creare in alcune aree del pianeta, generalmente nelle zone che vengono chiamate vortex, o sono delle zone dove delle grandi correnti oceaniche circolari, quindi hanno un andamento circolare, tendono ad accumulare la plastica al loro interno, quindi accumulandola, diciamo, ogni anno sempre più. E quindi questo determina che ogni anno la grandezza di questi accumuli di rifiuti cresce sempre più. Ma parliamo di dimensioni veramente stratosferiche, nel senso che, ad esempio, la più grande, che è nel Pacifico settentrionale, come questa nell'immagine che vi sto presentando, fino a qualche anno fa era grande più o meno quanto 3 volte la Francia, e ovviamente è destinata a diventare sempre più grande perché, come ho detto prima, i rifiuti arrivano in mare ogni giorno di più. In realtà, diciamo, di accumuli di rifiuti di questo genere se ne è stato ne esistono indicativamente tra i 5 e 6, cioè in ogni area del pianeta dove esiste questo vortex, diciamo, queste aree di convergenza. Però degli accumuli più piccoli in realtà sono, diciamo, esistono anche in altre zone più protette, in baie, ecco, quindi qui parli di queste isole di plastica, parliamo di quelle appunto più grandi. Ora, cosa sta provocando tutta questa plastica, tutti questi rifiuti? Allora, c'è una parte di questi rifiuti che purtroppo, in cui gli animali rimangono letteralmente incastrati, diciamo così. Nella prima foto in alto vedete un esempio di quello che stanno provocando le reti fantasma, ad esempio, cioè delle reti o attrezzi da pesca che vengono abbandonati in mare perché magari non più utilizzabili e purtroppo continuano a pescare, anche se poi non c'è nessuno che tira sulle reti, e quindi chi ne rimane vittima, diciamo, molti animali purtroppo ne rimangono vittime, e soprattutto molti animali polmonati che quindi hanno bisogno di risalire in superficie per respirare e poi tornare in acqua, come ad esempio tartarughe marine, delfini, foche e via dicendo. Ci sono molti altri animali che invece rimangono proprio soffocati dalla plastica perché magari possono appunto come ho detto prima, essendo polmonati, se sbadatamente consumano una busta di plastica, possono letteralmente diciamo soffocare. E questo perché? Perché, ad esempio, il caso delle buste di plastica è abbastanza eclatante. Una busta di plastica in colonna d'acqua assume una forma molto simile a quella di una medusa, per cui ecco, noi esseri umani, siccome sappiamo come è fatta una medusa e sappiamo come è fatta una busta di plastica, è ovvio che riusciamo a vedere la differenza tra le due, ma gli organismi marini no, per cui diciamo sì, delfini e tartarughe sono ad esempio gli esemplari che maggiormente sono impattati da questo problema. Altro, sempre rimanendo in tema di ghost fishing, quindi di reti fantasma, anche grossi cetacei rimangono incagliati, anzi abbiamo un esempio proprio di pochissimi giorni fa, di quel cetaceo che è rimasto incagliato con delle reti nel sud Italia e dove, se non sbaglio, tuttora sono in corso
diciamo, le procedure di salvataggio, perché poi, se ho capito bene, non ho seguito direttamente la cosa, ma se ho capito bene, questo cetaceo poi è riuscito a scappare, tra virgolette, e quindi diciamo che i ricercatori, la Guardia Costiera e chi sta offrendo aiuti sta cercando di rintracciarlo per poi continuare le operazioni di liberazione. E poi a questo proposito vi volevo far vedere un video di una tartaruga marina che aveva una cannuccia infilata all'interno delle sue narici, e adesso vi apro un video di YouTube. Allora, non ve lo faccio vedere tutto perché dura 8 minuti, però questo per farvi capire che cosa stanno provocando i rifiuti che sono in mare. Questo episodio, se non sbaglio, è accaduto in Costa Rica, o comunque sia, sì, nel Centro America. Bless you. Have you ever heard turtles sneeze? I have. Is it a hookworm? I think it's a tube worm. Ecco, qui la tartaruga sta soffrendo tantissimo. I don't know. Can we actually? Bigger ones, one of those bigger ones that's in there. Just keep it already in your hand because my battery is going to die soon, I think. Oh, but you have it already, if you. Oh man. You have a little bit further out already. No, it's simple. Oh, man. Show me, please. I want to. Oh, my God. That is just freaking. Vabbè, basta con le cose brutte. Torniamo a noi. Beh, sì, effettivamente ecco, questo... è molto toccante vedere queste immagini, anche perché poi nel momento in cui accade non è neanche facile, neanche diciamo qualcosa che si possa fare in poco tempo, quello di liberare gli animali che sono rimasti vittime di questi rifiuti. Quindi, come abbiamo esatto. visto, anzi, poi tra l'altro. La cosa interessante che gira intorno a questo tipo di salvataggi è che, cioè, questi salvataggi vengono fatti soltanto agli esemplari che sono fortunati di avere incontrato persone che possono fornirgli aiuto, ma attualmente ci sono tantissimi animali marini che stanno morendo, purtroppo, per questo tipo di problemi, perché non riescono a incontrare qualcuno, tra virgolette, che possa in qualche modo aiutarli. E, altro problema dei rifiuti è anche l'ingestione. E, questo è un problema sia dei grandi cetacei. Sulla sinistra, ad esempio, vedete un esemplare di un cetaceo che è stato trovato spiaggiato lungo le coste norvegesi. L'Università di Bergen, che ha fatto l'autopsia e i vari studi su questo cetaceo, ha trovato nel suo apparato digerente ben 30 sacchetti di plastica. Oltre che c'erano, mi pare, 70 bicchieri di plastica, c'erano infradito, c'era di tutto nell'apparato digerente, perché poi diciamo questi animali si nutrono di rifiuti e arrivano a un certo punto in cui non riescono più ad eliminarli con le feci, e quindi il loro stomaco diciamo li accumula sempre più, e anche il cibo che loro vogliono mangiare non viene processato bene, non viene digerito, e quindi l'animale si indebolisce sempre di più fino ad ammalarsi e anche fino a morire. E, è anche quello che sta accadendo agli uccelli marini. Questo ad esempio è un esemplare trovato morto in decomposizione. Durante la decomposizione sono stati rinvenuti questi oggetti, tra cui anche un accendino intero all'interno dell'apparato digerente. Anzi, una cosa più grave sta accadendo negli uccelli, dove i genitori praticamente danno da mangiare ai piccoli la plastica, perché non sanno che stanno effettivamente, cioè loro pensano di fornire cibo e invece stanno fornendo rifiuti, pezzi di plastica. A tal proposito volevo farvi vedere un altro brutto video, e poi vi prometto che
Basta quelle brutte cose. Su un salvataggio, ecco, di un pulcino. Qui stanno facendo una lavanda gastrica, praticamente. E questo è un piccolo, guardate quanta roba aveva nello stomaco. So they're gradually, with all the best intentions, beating their chicks to death, potentially, filling their stomachs with big pieces of plastic. Rubbish. That are got plastic on the way down there. Just now I could feel it as the tube was going and I could feel plastic. I can't believe how much is coming out. Oh my gosh, this is ridiculous. I think that was. Eccoci. E ecco qua, questo è quello che purtroppo sta succedendo nel pianeta. Scusa Martina, volevo dire che è importante magari che hai fatto vedere queste cose anche per far capire che non bisogna improvvisarti supereroi magari quando si incontrano situazioni del genere o animali in difficoltà, perché comunque tutti i video che hai fatto vedere erano stati fatti da esperti, quindi nel senso piuttosto è meglio chiamare, rivolgersi a un centro di recupero fauna o alla guardia costiera, appunto, perché si può rischiare altrimenti di peggiorare solamente la situazione. Esatto, grazie Filippo, hai detto una cosa interessantissima. Vabbè, questo adesso non è, diciamo, l'argomento per trattare questo tipo di... Diciamo, non volevo andare fuori tema, ecco. Però, ad esempio, nel caso di molte tartarughe marine, a volte uno pensa, ok, la trovo spiaggiata, l'aiuto a riportarla in mare, oppure la trovo nelle reti da pesca, magari per i pescatori professionisti appunto, quindi la rigetto in mare, così. Invece non facciamo altro che fare peggio, perché una tartaruga marina che è in disorientamento può negare dopo essere stata liberata immediatamente. Per cui, giustamente come diceva Filippo, è importante che questi animali vengano visitati da veterinari specialisti e magari contattare, sì, numeri di emergenza. La Guardia Costiera generalmente ha tutti i centri di recupero nella propria area di competenza. Però sì. Ok, sì, non volevo sbagliare, era solo per anzi magari lo slancio da Superman adesso che siamo in estate soprattutto. Esatto, no, interessantissimo, anche perché adesso con il periodo estivo che tutti magari si approcciano sulle spiagge. Sì, poi se posso aggiungere solo una cosa, Martina, tu in questo video hai fatto vedere come quanta plastica gli animali ingeriscono quotidianamente. Però leggevo proprio l'altro giorno, grazie ad una campagna di divulgazione del WWF, che anche l'uomo ingerisce delle microplastiche inconsapevolmente, ed è stato stimato che ogni settimana ingeriamo circa 5 grammi di plastica attraverso acqua contaminata, alimenti contaminati, proprio perché le microplastiche, essendo così piccole, non riusciamo a vederle. Ed era curioso perché comunque avevano paragonato questa quantità di microplastiche che l'uomo ingerisce ad una carta di credito, quindi è come se noi ogni settimana mangiassimo una carta di credito, ed è impressionante perché molte cose la gente comune, chi non lavora in questo campo, non lo sa e di conseguenza ignora completamente il problema. Esatto. A volte pensiamo che sia una cosa che riguarda solo l'ambiente marino, solo chi vive il mare, invece dobbiamo sapere che è un aspetto che invece ci riguarda da vicino. Grazie Daniela dell'appunto, sì. Grazie per queste immagini e per questo video bellissimo. Cioè, brutto da una parte, ma bellissimo. Delucidante. Coinvolge, esatto, ci apre le menti, ci fa riflettere. È vero, sì. E, ecco, quindi Daniela ci ha introdotto,
il prossimo argomento, quindi io lo chiamo inquinamento invisibile perché in mare diciamo spesso non riusciamo a vederlo effettivamente con i nostri occhi e parliamo appunto di microplastiche. Allora, una principale definizione che viene data alle microplastiche e anche una definizione molto semplificata è che sono delle particelle di plastica di dimensioni inferiori ai 5 mm. In realtà in letteratura scientifica potete trovare anche diverse altre definizioni in termini dimensionali, perché ad esempio ci sono molti paper che utilizzano dimensioni più piccole, cioè che sono particelle di dimensioni inferiore a un millimetro, però in linea generale da una delle prime uno dei primi range dimensionali che è stato appunto definito in uno dei primi congressi sulle microplastiche è stato proprio questo. Ora, come arriviamo alle microplastiche? Cioè, nel senso, come arrivano ad essere così piccole? Allora, iniziamo da una primissima classificazione. Possiamo distinguerle in microplastiche primarie e microplastiche secondarie. Ora, le microplastiche primarie sono particelle di plastica che vengono intenzionalmente prodotte dalle aziende, dalle compagnie, proprio intenzionalmente così piccole, ad esempio a formare delle microsfere, dei microgranuli. Molto spesso queste microsfere vengono incorporate, fanno parte dei cosmetici, nei dentifrici, negli scrub, ok? Ma buona parte delle microplastiche primarie comprende anche dei piccoli, la plastica vergine, per intenderci. Se vedete la seconda foto, quei pallini che questo ragazzo tiene in mano, questi sono stati trovati sulla spiaggia, sulla sabbia. Adesso forse, magari chi di voi abita, diciamo, sulla costa, adesso le coste sono pulite, perché come sapete per il turismo dobbiamo pulirle, però se passeggiate durante il periodo invernale, non è raro trovare queste particelle e anzi, tutto questo mucchietto del ragazzo che ha in mano sono state trovate in soltanto, mi pare, 2 metri quadri di spiaggia, quindi diciamo la concentrazione qui era abbastanza alta. Poi abbiamo le microplastiche secondarie, si chiamano così proprio perché diventano così piccole in un secondo momento, cioè in seguito alla degradazione e frammentazione di oggetti di plastica più grandi. E come avviene questa frammentazione? Essenzialmente perché dopo che questi oggetti raggiungono il mare, con i raggi ultravioletti del sole, con varie forze e movimenti, diciamo, meccanici delle onde, del mare, ma anche grazie alla degradazione di tipo biologico, quindi da microorganismi, il materiale si indebolisce sempre di più fino a frammentarsi. Nella seconda immagine, questa invece è una busta di plastica, okay, che è anche questa in frammentazione. Quindi parliamo tutte queste microplastiche, ovviamente questa è stata raccolta, però se non fosse stata raccolta, tutte queste microplastiche vengono chiamate film o pellicole, proprio perché sono molto molto fini. Poi abbiamo la categoria delle microfibre. Le microfibre, ovviamente microfibre sintetiche, praticamente provengono essenzialmente dal lavaggio di capi di abbigliamento in tessuto sintetico, come il nylon, il poliestere, poliamide, ecco, questi tipi di tessuti. Cioè ogni volta che laviamo questi capi di abbigliamento, migliaia di microfibre vengono rilasciate nell'ambiente. E infatti attualmente le microfibre sono molto molto studiate, anche perché non rimangono soltanto nella colonna d'acqua o in superficie, ma vengono vanno a far parte anche dei fanghi e finiscono, diciamo, sui fondali. E tra l'altro c'è uno studio appena uscito un paio di giorni fa da una mia collega, però lei sta all'Università di Plymouth, che ha testato vari filtri da applicare alle lavatrici proprio per ridurre al massimo l'immissione di microfibre nell'ambiente, e ha identificato uno di questi filtri che può ridurre ad esempio l'immissione di ben il 78%.
Ora, cosa sta provocando tutta questa grande quantità di microplastiche o microfibre nell'ambiente? Allora, uno dei problemi principali è l'ingestione. Cioè, essendo così piccole, queste particelle possono essere facilmente ingerite anche dagli organismi dei livelli più bassi della catena alimentare. Addirittura è stato visto in alcune diatomee, che sono delle microalghe, quindi delle alghe unicellulari, che possono acquisire all'interno della propria cellula delle addirittura nanoplastiche, che sono delle particelle ancora più piccole delle microplastiche. E quindi poi, se alla base della catena alimentare, o meglio della rete trofica, vi è questo grande accumulo di microplastiche, è ovvio che poi vengono trasferite lungo tutta la catena, fino ad arrivare agli ultimi anelli, uomo compreso. Infatti prima giustamente Daniela ci diceva che anche l'uomo settimanalmente diciamo consuma veramente grandi quantitativi di plastica. Io però, diciamo, nei miei studi sulle microplastiche mi sono occupata di un aspetto un pochino più diverso, cioè di quello che si trova sulla superficie delle microplastiche. Infatti dovete sapere che quando la plastica arriva in mare, diciamo, molte delle molecole, ma anche di contaminanti presenti in mare, che hanno una certa, si dice, idrofobicità, sono idrofobici. Idrofobici significa che hanno una bassa affinità, diciamo, per l'acqua, e quindi tendono ad aderire, in questo caso, alla superficie delle microplastiche. Quindi stiamo vedendo che tutte le microplastiche presenti in mare hanno un certo carico di contaminanti sulla loro superficie. Quali sono questi contaminanti? Qui ve ne ho messi alcuni, ad esempio ritardanti di fiamma, gli ftalati, che tra l'altro sono degli additivi della plastica, cioè si trovano in mare perché vengono dalla plastica, ma poi tornano, diciamo, sulla superficie delle microplastiche. Parliamo di idrocarburi policiclici aromatici, di parabeni, pesticidi, PCB, ecco, diverse di queste categorie. E quindi cosa succede? Che già molti organismi marini di per sé, se vivono in aree contaminate, bioaccumulano all'interno dei propri tessuti questi contaminanti attraverso la respirazione, ma anche attraverso il cibo. Quindi l'ingestione delle microplastiche può determinare anche un aumento del carico di contaminanti e quindi un potenziale aumento del bioaccumulo di questi contaminanti all'interno degli organismi marini. Infatti ci sono vari studi dove è stato evidenziato proprio che microplastiche caricate con IPA, quindi idrocarburi policiclici aromatici, e forniti a mitili, in questo studio specifico, è stato visto come questi idrocarburi si staccano dalla microplastica e vengono accumulati all'interno del mitilo, quindi delle cozze. Quindi anche se a volte la microplastica in sé potrebbe non creare grandissimi danni, a volte è proprio quello che invece porta con sé che ne determina gli effetti dannosi. Alcuni dei contaminanti che vi ho citato prima e che si possono trovare sulla superficie delle microplastiche sono anche definiti interferenti endocrini. Questo parolone, diciamo, per chi non conosce ancora diciamo, questa definizione, sono praticamente delle molecole che hanno la capacità di mimare l'azione degli ormoni. Perché, come vedete in basso a destra, vi ho messo due molecole. Una è la molecola dell'estradiolo, che è un ormone femminile, non solo umano ma anche animale, e la molecola del nonilfenolo, che è un contaminante. Potete vedere che la forma della molecola è molto simile, quindi questo significa che quando contaminanti interferenti endocrini entrano in un organismo, possono facilmente legare il recettore di questi ormoni e quindi attivare tutta una serie di meccanismi ormonali che vanno a creare disfunzioni, possono creare disequilibri ormonali, possono creare malattie, addirittura
una volta parlando con delle pediatre in occasione di una conferenza, loro parlavo di questi argomenti di cui vi sto parlando adesso, e loro mi hanno detto che effettivamente stanno riscontrando un alto tasso di infertilità sia femminile che maschile, e anche problemi di sviluppo nei bambini, e pensano che siano proprio legati all'esposizione di questi contaminanti, cioè l'esposizione di questi interferenti endocrini. Anzi, tra l'altro, gli interferenti endocrini non sono soltanto sulla superficie delle microplastiche, ma li possiamo trovare anche come additivi della plastica. Cioè, la plastica, quando viene prodotta, non è costituita esclusivamente dal polimero, ok? Dal polimero di plastica, ma vengono aggiunte tante altre molecole che hanno lo scopo di stabilizzare, rendere la plastica più duratura nel tempo, renderla, evitare che l'ingiallimento della plastica in seguito ai raggi solari, diciamo, vengono aggiunte tante molecole e tanti additivi per vari scopi. E purtroppo questi additivi della plastica sono di per sé molto pericolosi, e molti di questi additivi, come ad esempio gli ftalati, che abbiamo citato prima, hanno un'attività di interferenza endocrina. Io infatti, tra i miei studi condotti nel Mar Adriatico, dove ho praticamente usato questo strumento, diciamo, per catturare le microplastiche dall'acqua superficiale, perché il mio focus in questo specifico progetto di National Geographic e Sky era quello di andare a determinare, diciamo, le microplastiche superficiali. Effettivamente ho trovato, cioè ho eseguito una procedura per, come posso dire, detta terra-terra, staccare, quindi isolare i contaminanti adesi alla superficie di queste microplastiche prese in mare, e vedere questo cocktail di contaminanti che effetto avesse. Ed effettivamente abbiamo osservato che in alcune aree del Mar Adriatico centrale questi cocktail di contaminanti avevano un effetto endocrino, quindi c'era la presenza di interferenti endocrini. Allora, io non mi dilungo di più perché forse ho anche sforato il tempo. Ora spero che, diciamo, l'argomento sia di vostro interesse. Se qualcuno di voi ha delle domande, vuole approfondire, o vuole approfondire anche in un secondo momento, qui trovate i miei riferimenti e potete scrivermi senza problemi. Sono felice anche di un confronto, ecco. Grazie Martina, grazie per questo intervento, grazie per le slide, per le immagini che ci hai fornito, perché catturano davvero l'attenzione e, come dicevo prima, ci invitano a riflettere su un problema che ci riguarda molto da vicino, perché non riguarda soltanto i fondali marini o soltanto gli animali, ma riguarda un po' tutta la nostra sopravvivenza su questo pianeta. E è già arrivata una domanda da parte di Daniele, fa riferimento alle isole di plastica di cui ci hai parlato all'inizio della tua presentazione. E Daniele ci chiede se questo fenomeno interessa soltanto la frazione flottante oppure ha un analogo nei rifiuti plastici che si depositano anche sul fondale. Allora, in realtà entrambi. Allora, quando parliamo di isole di plastica, ecco, ripeto, non è corretto definirle isole, perché le isole hanno appunto uno stretto contatto con la terra. In questo caso invece sono semplicemente degli accumuli flottanti, e che tra l'altro si muovono anche, perché ad esempio nell'immagine nella mappa che vi ho fatto vedere all'inizio, dell'accumulo di plastica del Pacifico settentrionale, quello è un accumulo di plastica che in realtà si muove, non è stabile. Però invece i rifiuti che si accumulano, generalmente tendono a rimanere lì. Non possiamo fare una correlazione diretta tra le isole di plastica galleggianti e quelle che affondano. Ma perché? Perché quelle galleggianti sono strettamente influenzate dalle grandi correnti oceaniche. Ok? Quindi sia l'accumulo sia
sia i loro movimenti sono influenzati dalle grandi correnti oceaniche. Invece sui fondali solo parzialmente vengono influenzati dalle correnti oceaniche, ma generalmente tendono a rimanere diciamo dove sono. Però questo, forse la domanda del ragazzo era, cioè io prima ho citato la presenza di plastiche ad esempio nelle fosse delle Marianne, che si trovano abbastanza lontane dalla costa e che comunque sono il punto più profondo, sono profonde all'incirca 11 chilometri, diciamo, sul fondale. Quindi lì vengono chiamate, diciamo, discariche, però attualmente non sono state ben definite bene, così come le isole di plastica galleggianti. Ma questo anche per motivi tecnici, nel senso che le isole di plastica galleggianti possono essere più o meno facilmente identificate durante le campagne oceanografiche, ad esempio, oppure durante, non so, riprese aeree, quindi da diversi punti di vista. Invece l'esplorazione dei fondali è un pochino più complicata, per cui, ecco, spero di aver risposto e di aver chiarito. Sì, sì, hai aggiunto sicuramente qualche dettaglio in più rispetto a quella, all'informazione già esaustiva che ci avevi dato all'inizio della tua presentazione. Non so, Filippo, hai delle curiosità? Sì, abbiamo un'altra domanda da Laura in chat, che ci chiede se l'inquinamento marino potrebbe essere associato, oltre che alle microplastiche, anche all'eutrofizzazione, che sarebbe il fenomeno per cui praticamente attraverso i fertilizzanti che giungono in mare si hanno i bloom algali, ossia la proliferazione delle alghe. Ci stai a dire qualcosa in merito? Allora, anche se non è, diciamo, proprio il tuo ambito, forse. Nonostante non mi occupi direttamente di eutrofizzazione, però l'eutrofizzazione è una conseguenza, diciamo, dell'inquinamento chimico, perché giustamente, come diceva Filippo, è più che altro scatenata da fertilizzanti, anche nitriti, nitrati, fosfati, che provengono principalmente dall'agricoltura, e quindi l'eutrofizzazione è più che altro una conseguenza, non tanto una causa di per sé. Però quello che provoca l'eutrofizzazione è, diciamo, come posso dire, proprio una moria di organismi che vivono in quell'area interessata, anche la, diciamo, una riduzione del livello di ossigeno, principalmente per quello gli organismi muoiono, e la formazione di quelle aree che si chiamano aree morte, tra virgolette. Poi dipende, sì, poi... anche... Scusami. Vai, scusa, no. No, a volte dipende anche dalle zone, perché ad esempio ci sono alcune aree che hanno dei livelli di eutrofizzazione, diciamo, o stagionali o comunque limitati nel tempo. Ci sono invece altre zone, come ad esempio in molte coste cinesi, asiatiche più in generale, dove invece ci sono degli eventi di eutrofizzazione quasi permanenti. Sì, ma poi basta anche, cioè, restare nei nostri mari, che io da subacqueo, diciamo come te, insomma, basta vedere che quando si fa un'immersione uno dei fenomeni che ultimamente si nota di più è quello delle mucillagini, che sono appunto questa conseguenza dell'eutrofizzazione, che è come una sorta di sostanza viscosa che si deposita sul fondale, appunto, e che va a ridurre la disponibilità di ossigeno per gli organismi. E quindi, diciamo, anche un effetto in ambito turistico sicuramente il fenomeno dell'eutrofizzazione, perché appunto, come dicevamo prima, qualsiasi cosa che noi mettiamo nell'ambiente, alla fine gira e rigira, la terra è sempre quella, quindi tutto ci torna, insomma. Esatto. Anzi, poi tra l'altro le mucillagini, sì, possono, è stato visto che possono in qualche modo essere scatenate anche dalla contaminazione, però sono un fenomeno anche naturale, perché certo. Comunque là sono anche, cioè, sono due aspetti, diciamo, che girano intorno alle mutazioni. Esatto. Per cui, anzi, a volte è stato visto come l'aspetto, diciamo, naturale che deriva appunto dalla produzione di questi essudati da parte di microalghe possa essere in qualche modo influenzato dalla presenza di contaminanti, quindi sì. Esatto. A tal proposito, parlando di
diciamo, questo sistema Terra, che è un sistema unico alla fine, per quanto ci possa essere un distacco tra noi e il problema vero, Nick ci chiede se le microplastiche possono giungere sui nostri, sui nostri piatti anche attraverso altre vie, quindi ad esempio carne, verdure, quindi non solamente attraverso la via marina. Sì, allora, infatti grazie alla domanda, è molto interessante, anche perché ogni volta che faccio questi talk, diciamo, qualcuno mi dice, ah, allora non mangio più pesce. E invece... No, nel senso che... purtroppo le fonti di microplastiche sono abbastanza svariate. Possiamo trovarle ad esempio anche nella verdura o nella frutta. C'è ad esempio uno studio italiano, se non sbaglio, dell'Università di Catania, ora poi se lo trovo magari ve lo faccio avere se lo volete divulgare, che ha proprio trovato microplastiche all'interno di frutta e verdura. Perché? Perché purtroppo non solo il mare, ma anche i nostri suoli sono fortemente contaminati e quindi una delle vie di acquisizione delle microplastiche da parte dei vegetali, chiamiamoli così, è anche attraverso le radici. Quindi sì, purtroppo ci sono varie vie di esposizione e tra l'altro non esclusivamente attraverso la dieta. Perché ad esempio noi acquisiamo tantissime microplastiche e microfibre semplicemente respirando dall'aria che respiriamo in casa, in ufficio, ma anche all'aria aperta. Addirittura sono state trovate microplastiche in un'area incontaminata sui Pirenei. Cioè un centro meteorologico proprio in cima ai Pirenei, non ricordo la città sinceramente, dove hanno appunto rilevato la presenza di microfibre nell'area dei Pirenei ed è un'area incontaminata, quindi questo significa che con il vento, le correnti, le microplastiche prodotte in aree urbane, diciamo, possono raggiungere anche aree più lontane. Beh, questo ci fa capire quanto sia grave la minaccia delle microplastiche. E sempre rimanendo in ambito alimentazione, volevo aggiungere anche che negli ultimi report dell'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, sono stati segnalati diversi alimenti in cui queste microplastiche sono presenti quotidianamente e proprio l'EFSA dà dei suggerimenti per evitare le microplastiche con l'alimentazione, per esempio suggerisce di evitare il pesce più piccolo proprio perché il rischio di assumere microplastiche mangiando un pesce così piccolo è molto più alto rispetto a dei pesci di grosse dimensioni e soprattutto quando si consumano pesci di grosse dimensioni si suggerisce di consumare delle parti che potrebbero non essere intaccate dalle microplastiche come ad esempio il filetto. Allora, qui vi porto una mia considerazione personale, sinceramente. Allora, se noi pensiamo a come ad esempio consumiamo il pesce, se pensiamo al pesce in sé, quindi non ai crostacei, ai mitili, proprio al pesce, noi consumiamo esclusivamente il muscolo. Però se abbiamo detto prima che le microplastiche entrano nell'apparato digerente e qualche volta o ci rimangono o vengono espulse, ricordiamo che noi quando consumiamo il pesce non consumiamo anche l'apparato digerente, per cui consumando il muscolo già diciamo, una certa sicurezza alimentare vi è. Anche se, quello che hai detto te, Daniela, è giustissimo nel fatto di consumare pesce più grande, così, però è anche vero che ricordiamo che pesci più grandi sono quelli di solito a livelli più alti della catena alimentare, dove si potrebbe registrare un bioaccumulo di contaminanti maggiore rispetto a quelli più piccoli, che sono i livelli più bassi. Quindi la vita è tutto un equilibrio. Anche perché se poi consideriamo la praticità delle cose, quello che arriva sul banco di vendita dei pescatori, dei pescivendoli, è sempre il pesce più piccolo, anche perché è più facile da pescare, da reperire rispetto al pesce più grande. Esatto. Vediamo, tra la teoria e la pratica, a volte ci sia un mare in mezzo.
Sì. No, ma poi, ecco, voglio continuare la mia considerazione. Quindi, però, quando noi consumiamo, diciamo, pesce in toto, cioè, quando consumiamo, diciamo, organismi marini di cui non ne visceriamo, ad esempio, come dicevo prima, i crostacei o i mitili, e allora lì possiamo in qualche modo avere una certa esposizione maggiore alle microplastiche rispetto al pesce in sé. Però ricordiamo anche, come ho detto prima, che le microplastiche entrano nell'apparato digerente, ma possono anche uscirne. Per cui non sempre in tutti gli organismi vi è un accumulo di microplastiche. Cioè, c'è sicuramente la presenza di microplastiche, ma non c'è un accumulo nel tempo. Altra informazione che mi piacerebbe aggiungere a tal proposito è che le microplastiche più piccole, cioè nonostante non ci sia un accumulo nel tempo, però le microplastiche più piccole hanno la capacità di essere traslocate, quindi trasferite dal lume intestinale, quindi dall'interno del nostro intestino, l'apparato digerente, al di fuori, quindi ad altri organi. E infatti in diversi esemplari di pesce di interesse commerciale sono state rinvenute piccolissime microplastiche anche nel muscolo, quindi proprio nella parte che noi consumiamo. Non solo nel muscolo ovviamente, sono state rinvenute anche nel fegato, nei reni, nella gonade, anche in altri comparti, in altri organi. Però ecco... Quindi... Sì, poi ricordiamo che, sì, diciamo... che sia il corpo dell'uomo che quello di un animale è costituito da distretti corporei, ognuno è collegato poi all'altro, quindi se le microplastiche entrano da una parte, poi comunque fanno il loro viaggio attraverso tutti i distretti corporei e vanno in qualche modo a toccare tutti gli organi, è diciamo inevitabile. Sì, allora diciamo che ecco, questo è esatto, quando vengono internalizzate, ad esempio sono stati fatti studi sui mitili, diversi molluschi bivalvi, ma in particolare sui mitili, dove è stato osservato che queste particelle di plastica possono addirittura essere trasferite all'emolinfa, che è la sorta di sangue del mitilo, e quindi in questo caso che attraverso l'emolinfa, attraverso l'apparato circolatorio, possono raggiungere veramente tantissimi organi. Sì, e proprio a questo proposito. Sì, poi vai. No, è un'altra problematica, è poi collegata anche agli interferenti endocrini di cui parlavi prima, perché essendo quelli idrofobici tendono ad accumularsi nel grasso. Esatto. Quindi nei pesci più grassi, diciamo, c'è anche questo problema. Poi, cioè, onde evitare allarmismi vari, c'è da dire anche che l'Unione Europea, diciamo, perlomeno da noi, è abbastanza stretta su queste cose, quindi nel senso i controlli ci sono, non è che ci danno da mangiare completamente i veleni o chissà cosa, quindi diciamo i controlli ci sono, tutto ciò che giunge sulle nostre tavole, almeno proveniente dall'Unione Europea, è controllato, però appunto bisogna tenere in considerazione che non è solo microplastiche, ma anche vere e proprie molecole che sono gli interferenti endocrini appunto. Esatto, noi europei siamo abbastanza bravi, ve lo posso assicurare. Esatto. Dai, siamo contenti. E a questo proposito volevo raccogliere la domanda di Marilena, che ha letto un po' di tempo fa di alcuni casi di malformazioni nei pesci di Augusta e chiedeva proprio a te, Martina, se ti è capitato di vedere una situazione simile e quanto questo fenomeno di modificazione anche genica sia influenzato dall'inquinamento. Sì, è assolutamente influenzato dall'inquinamento, a mio avviso. Ora, non conosco la storia di Augusta, sinceramente, ma so che in quei dintorni ci sono aree particolarmente impattate per varie attività che ci sono, sì, sulla costa. Generalmente, sì, le malformazioni possono essere causate da vari contaminanti. Ad esempio, c'era uno studio di qualche anno fa, dove hanno riscontrato malformazioni sulla colonna vertebrale di alcuni pesci, che era stata direttamente correlata alla contaminazione da IPA, cioè idrocarburi policiclici aromatici. Ovviamente questo non è l'unica categoria di contaminanti che può provocare malformazioni, però sì, da come me l'hai descritta, quasi secondo me è un'origine chimica. Sì.
Perché no, ma perché questo? Perché soprattutto quando gli avannotti, quindi le fasi più giovanili, diciamo, del pesce o degli organismi marini, vengono esposti ad alte concentrazioni, questi contaminanti, tra cui la maggior parte sono interferenti endocrini, quindi ricadiamo sempre lì, vanno a interferire con i processi di sviluppo. E questo perché? Perché spesso i processi di sviluppo sono guidati da pathway ormonali, quindi da, come posso dire, da sistemi molecolari ormonali, e quindi questi contaminanti in qualche modo, interferendo con il sistema ormonale in quella fase, automaticamente interferiscono anche con lo sviluppo. Certo, si va ad alterare quello che è il metabolismo dell'individuo, sia esso animale ma anche umano. Esatto. Anzi, tra l'altro, ora non so di che tipo di malformazione si trattava del caso di Augusta, però ad esempio qualche anno fa, diversi anni fa, è stata registrata una grandissima, diciamo, un caso di malformazione all'apparato riproduttivo di alcuni gasteropodi, di alcune popolazioni di gasteropodi. E che è stata associata ad alcuni contaminanti che praticamente si trovavano nelle vernici antivegetative che si usano sotto le imbarcazioni, proprio per evitare la crescita di vita, diciamo, sotto le imbarcazioni. In particolare dal TBT, ad esempio, non è l'unico, ma il TBT, il tributistagno, è uno di questi. E questi provocano quindi malformazione all'apparato riproduttivo, e quindi queste popolazioni di gasteropodi alla fine non si riproducevano più, e alcune popolazioni in molte aree del pianeta, non solo, questo è successo nel Mediterraneo, ma anche in altre aree del pianeta, sono scomparse, proprio perché non riusci, diciamo, la riproduzione veniva bloccata. Ecco, questo è un danno ingente per la nostra, per la biodiversità animale. Esatto. Sì, poi pensavo adesso di passare magari dal problema un po' alla soluzione che ci potrebbe essere, e a tal proposito raccolgo un'altra domanda di Daniele, che chiede se esistono indizi riguardo alle comunità microbiche di una loro capacità di rispondere alla presenza delle microplastiche, quindi crescere sfruttando proprio le microplastiche, e aggiungo io se questo in caso potrebbe essere una soluzione da sviluppare attraverso le biotecnologie nel futuro, quindi ingegnerizzare, diciamo, dei batteri per poter risolvere questo problema. Allora, la domanda è molto interessante, perché in realtà pochissimi anni fa sono stati scoperti, l'hanno chiamati batteri mangiaplastica, però sono sì delle comunità microbiche che hanno la capacità, cioè che si nutrono, che possono metabolizzare e digerire il polimero, i polimeri di plastica che costituiscono la plastica. Quindi la loro esistenza c'è sicuramente. Quindi ce l'abbiamo anche che almeno questo. So anche che ci sono delle linee di ricerca che stanno cercando, più che altro se ne occupano i biotecnologi, ecco, che stanno cercando di poterli utilizzare in ambito riabilitativo, ambientale. Sì. Però a volte, diciamo, l'applicazione non è così semplice come la stiamo dicendo. Sì, sì. Perché, ovvio. Ecco, perché poi a livello economico, cioè, quando fa queste cose, dopo deve valutare anche l'impatto, azioni ecologiche future, eccetera. Però sì, so che ci sono delle linee di ricerca attive a riguardo. Sì, poi anche se si arriva ad un prodotto finale, bisogna anche gestire la questione dei cosiddetti organismi geneticamente modificati, perché se vai ad ingegnerizzare un microorganismo che deve essere coinvolto nella degradazione della plastica, ti aspetti comunque un microorganismo che è stato in qualche modo modificato geneticamente, e sappiamo quanto sia difficile mettere nell'ambiente un microorganismo che non è stato creato, tra virgolette, esatto, dalla natura. Quindi poi bisogna scontrarsi anche con queste questioni. E io non vedo altre domande. No. Non so se Filippo ha altre domande. Sì, avrei io una domanda, che è, diciamo, un po' una curiosità mia. Allora, diciamo che le microplastiche, la plastica in generale, viene sempre appunto considerata come
il rifiuto per eccellenza, perché come anche hai fatto vedere tu, comunque in mare l'80% dei rifiuti sono in natura plastica. Però diciamo c'è secondo me un altro aspetto che potrebbe essere interessante indagare, che non conosco personalmente, quindi chiedo appunto a te, che è quello del vetro, che di fatto ha un tempo di degradazione decisamente più lungo della plastica, e però di fatto non se ne parla mai, ma basta andare in spiaggia per trovare i sassolini, quelli verdi, quelli rossi, quelli trasparenti, insomma, che sono praticamente pezzi di vetro levigati da chissà quanti anni. Sì, esatto, anche questo è un aspetto interessante. Allora, diciamo che il vetro è un inquinante come la plastica, cioè nel senso che dal momento in cui non viene diciamo smaltito correttamente, diciamo, costituisce un rifiuto esattamente come i rifiuti di plastica. Forse la differenza che si ha con la plastica stessa è che probabilmente viene maggiormente riciclato, cioè mentre di tutta la plastica e di tutte le tipologie di plastica attualmente in commercio c'è solo una piccola parte che viene riciclata, c'è solo una piccola parte che può essere riciclata, e di questa ancora una piccola parte che viene effettivamente riciclata, perché purtroppo l'altra percentuale diciamo finisce nell'ambiente, mentre invece il vetro potenzialmente può essere riciclato al 100%, per cui diciamo spesso diciamo come dici te non se ne parla, proprio perché i problemi a monte potrebbero essere inferiori, però i problemi ambientali invece ci sono, perché la presenza del vetro nell'ambiente c'è, e ci sono anche diciamo in vari report dove diciamo ci sono dati relativi ai macro rifiuti, c'è anche il vetro, per cui effettivamente vengono riportati. Ma anche un altro aspetto legato, diciamo un aspetto legato alla parte chimica del rifiuto in sé, è che il vetro è un materiale un pochino più inerte rispetto alla plastica. Cioè abbiamo detto prima che la plastica in sé ha all'interno vari additivi che sono altamente tossici, che vengono rilasciati poi nell'ambiente, quindi non rimangono nella plastica per anni e anni, ma quando la plastica si frammenta, queste molecole tossiche vengono rilasciate nell'ambiente e quindi sono biodisponibili per molti organismi marini, cosa che invece nel vetro diciamo avviene, ecco, non conosco personalmente il vetro, devo essere sincera, però diciamo la presenza di questi contaminanti diciamo non c'è, per cui questo è anche un altro aspetto, non so se ti ho risposto. Sì, ma... sì, grazie. Io avrei un'altra curiosità, Martina. Sappiamo che, meno male, tutte le specie marine sono in qualche modo a rischio a causa dell'inquinamento da microplastiche, ma che tu sappia, c'è una specie che in questo momento sta risentendo maggiormente di questo inquinamento, che magari è a rischio di estinzione rispetto ad altre? Allora, anche qui, nonostante io non studi la parte ecologica, però prima nelle slide vi ho fatto qualche esempio, ad esempio di grandi cetacei, ma soprattutto degli uccelli che stanno consumando oggetti di plastica e rifiuti in generale, che purtroppo non riescono a espellerli e quindi li accumulano all'interno del loro stomaco, del loro apparato digerente. E questo comporta, come accennavo prima, ad a occlusioni intestinali, chiamiamole così, che determinano anche un minor assorbimento dei nutrienti per il cibo vero che effettivamente viene ingerito. Cioè, in realtà possono accadere due cose. Una è che quando lo stomaco è pieno di rifiuti, automaticamente diciamo l'animale sente lo stomaco pieno e quindi riceve dei segnali che non lo fa nutrire maggiormente, perché diciamo a livello cerebrale, ok, il mio stomaco è pieno, sono a posto, non devo nutrirmi più, invece è pieno di roba che non è assolutamente nutriente. L'altro aspetto è che quando ingerisce invece materiale nutriente, questo materiale viene difficilmente diciamo assimilato, proprio perché c'è la presenza fisica della plastica all'interno dello stomaco e dell'intestino, per cui infatti il caso degli uccelli ad esempio è abbastanza eclatante, anche perché come dicevo prima
sta aumentando sempre di più il fenomeno in cui i genitori, sapete, i genitori quando sono ancora piccoli, quando sono ancora pulcini, i genitori nutrono direttamente diciamo i piccoli, certo, nel gozzo, in questa, e loro purtroppo in questa maniera stanno trasferendo pezzi di plastica ai più piccoli. Il video che vi ho dimostrato prima, per chi sa l'inglese forse lo ha sentito, praticamente la ricercatrice lì che era, diciamo, coinvolta in questo salvataggio, diceva: i genitori inconsapevolmente stanno nutrendo i propri piccoli alla morte, perché non sanno che stanno effettivamente trasferendo la plastica. Quindi, certo, sì, ma è quello che facciamo noi ogni giorno, che inconsapevolmente mangiamo microplastiche e non ce ne accorgiamo. È proprio, esatto, l'inconsapevolezza. Però esatto, speriamo che con questo webinar abbiamo dato delle informazioni interessanti, abbiamo capito quanto questo problema sia una minaccia per non solo per l'ambiente, come abbiamo sempre detto, ma anche per la nostra stessa sopravvivenza, perché poi qualsiasi problema è collegato alla salute dell'uomo. Quindi dobbiamo iniziare a fare un po' più di attenzione a quelle che sono le nostre attività quotidiane. Quindi, comunque una cosa interessante, Daniela, se posso aggiungere a quello che hai appena detto, è che, cioè, interessante, nel senso, dobbiamo anche renderci conto che attualmente, cioè, nonostante ci siano nel mondo tantissime linee di ricerca specifiche sulle microplastiche o sugli effetti delle microplastiche negli animali, adesso stanno iniziando anche nell'uomo, però ancora c'è una troppa carenza di dati che associano le microplastiche a determinate malattie, patologie o disturbi. Cioè, insomma, ci sono evidenze, ma non sono evidenze abbastanza forti, potenti da legarle, correlarle direttamente a questi problemi, per cui, e con questo non sto dicendo che le microplastiche possono essere innocue, ecco, sto dicendo che ancora non abbiamo dati a sufficienza per affermarlo. Probabilmente perché l'effetto delle microplastiche sulla salute dell'uomo sono totalmente lenti che non riusciamo a vederli subito, esatto, e per questo motivo non ci sono dati da raccogliere in tempi brevi. Però purtroppo questo ci deve allarmare ancora di più, perché vuol dire che in questo momento dovremmo agire per evitare il peggio. Perché esatto, ma infatti la nostra forza, esatto, la nostra forza è che adesso nel 2020 veramente abbiamo social, abbiamo video, abbiamo i media, abbiamo di tutto per sapere che cosa sta provocando. Per cui, cioè, magari 30 anni fa, 40 anni fa era già diverso, ma adesso abbiamo tutti gli strumenti per conoscere e quindi per agire subito, per agire immediatamente. Ecco. E quindi qualche consiglio pratico per la vita di tutti i giorni? Cioè, cosa possiamo fare noi da casa se non stiamo davanti ad un microscopio o ad una pipetta, insomma? Allora, innanzitutto, guarda, io consiglio sempre di cambiare stile di vita, ma stile di vita non sia fare chissà quali cambiamenti, è cambiare le nostre scelte, nel nostro piccolo, le nostre azioni. Ok, magari conosciamo già tutti che dobbiamo riciclare correttamente, perché altrimenti i rifiuti vanno in discarica e non vengono appunto riciclati, non dobbiamo lasciare i rifiuti nell'ambiente. Queste cose in realtà le sappiamo già, quindi magari non le sto ad elencare. Però vi ho detto prima, vi dicevo che la plastica monouso è la maggior componente di rifiuti nell'ambiente, per cui possiamo risolvere il problema a monte. Perché perché usare plastica monouso? Perché usare il bicchiere di plastica o stoviglie di plastica? Esatto, o la cannuccia stessa. Allora, la cannuccia innanzitutto, ora, per chi non ha un estremo bisogno di alimentazione, si può tranquillamente evitare. Ad esempio, se andiamo a prendere un aperitivo con gli amici, io vi consiglio di dirlo all'inizio, agli ordini, quando ordinate, dire: guarda, voglio questo cocktail senza cannuccia. Perché? Perché purtroppo spesso i bar sono abituati a portare, diciamo, la bibita con addirittura a volte con due o tre cannucce. Vabbè. Certo. Quindi quello vi consiglio di dirlo all'inizio, durante l'ora. E poi non so, ad esempio portare con sé stoviglie che si possono riutilizzare, alla fine occupano veramente poco spazio in borsa, cioè non stiamo parlando di cose impossibili. Abbiamo parlato anche di microfibre,
microfibre sintetiche, quindi sia che possiamo iniziare a magari scegliere i nostri capi di abbigliamento in tessuti naturali. Non che i tessuti naturali risolvano completamente il problema, perché nell'ambiente ci sono anche tante microfibre naturali che purtroppo una volta che finiscono in mare non si degradano più. E quindi il problema, ecco perché prima vi citavo, diciamo, quei filtri da applicare alla lavatrice, proprio perché filtrano tutte le microfibre e diciamo evita che vada a rivenire poi negli scarichi e quindi nell'ambiente. Poi altre cose, cercare di eliminare la plastica anche nel nostro piccolo, nel senso dentro casa. Ad esempio, noi spesso usiamo, non so, tipo gli shampoo, il bagnoschiuma nei flaconi di plastica. Magari possiamo iniziare a usare i saponi. Esistono proprio gli shampoo a forma di saponetta, quindi compatti, in forma non liquida, solida, chiamiamoli così. Sono proprio studiati, sono proprio shampoo, balsamo e bagnoschiuma. Abbiamo tutti i servizi, insomma, non è che perdiamo esatto. Qualche... Allora, le alternative ci sono, se andate nel web trovate veramente di tutto. Una cosa importante è che dobbiamo iniziare a far... Ora non mi occupo di economia, però dobbiamo far girare l'economia intorno a queste scelte sostenibili, perché altrimenti se noi continuiamo a comprare un materiale che contiene plastica e diciamo queste piccole aziende che invece vogliono dare qualcosa in più per migliorare il pianeta non riescono mai a partire e a lanciarsi. Quindi ecco, più scegliamo, più è alta la domanda e più l'offerta poi sarà economica in futuro. E oltre a questi consigli pratici della vita di tutti i giorni, se qualcuno di noi volesse partecipare a dei programmi di sorveglianza con qualche associazione che si occupa di salvaguardia dell'ambiente, ci sai consigliare qualche associazione a cui rivolgerci? Allora, in Italia in realtà ce ne sono diverse. Prima hai citato il WWF, ma c'è anche Lega Ambiente, c'è Mare Vivo. Diciamo, queste sono grandi organizzazioni che si trovano un po' in quasi tutte le regioni e che io li seguo anche sui social, sono molto molto attivi. Sia con, ad esempio, organizzano spessissimo raccolte di beach clean up, cioè raccolte di rifiuti lungo le spiagge. Oppure, diciamo, ecco, altri eventi simili di sensibilizzazione. Sì. Perfetto, grazie. Bene, non ci sono altre domande. Filippo, se tu non hai altre domande, direi che possiamo chiudere il nostro webinar. Abbiamo raccontato molto sulle microplastiche, abbiamo dato una serie di informazioni interessanti, Martina poi sei stata molto chiara, esaustiva e ci hai aperto davvero la mente e speriamo che le cose possano cambiare in futuro, speriamo di portare un miglioramento al nostro pianeta e a noi stessi. Sappiamo che hai scritto un bellissimo articolo per BioPills, magari ce lo introduce Filippo, che è il caporedattore della categoria su cui verrà pubblicato questo articolo, e verrà pubblicato domani, vero Filippo? Sì, esatto. Infatti, come dicevi te, abbiamo parlato di tante cose sulle microplastiche, ma c'è anche molto altro ancora che stanno, diciamo, che gli scienziati, gli studiosi come Martina stanno portando avanti nei loro studi. E in questo articolo si parlerà dell'ecocorona delle microplastiche, che rappresenterebbe praticamente, Martina, correggimi se sbaglio, l'insieme dei microrganismi che si stabilizzano sulla superficie delle microplastiche e che quindi possono contribuire insieme ad altre molecole, sia organiche che inorganiche, praticamente a rendere queste microplastiche appetibili per gli animali, che quindi le scambiano praticamente per cibo. E quindi questo e altre anche informazioni, sebbene comunque il tema sia ancora un po' diciamo agli esordi, quindi non si sa ancora molto, potrete leggerlo da domani su BioBits.
Bene, grazie Martina. Allora, sia per il webinar sia per questo articolo hai dato un contributo importante all'argomento e alla nostra attività di divulgazione, perché comunque abbiamo visto che il problema delle microplastiche è un problema piuttosto complesso e richiede soluzioni complesse che devono coinvolgere sicuramente le istituzioni, sicuramente i ricercatori, ma anche e soprattutto la sensibilità da parte dei cittadini, perché poi la plastica viene consumata dalla comunità. Quindi speriamo che BioPills in questo abbia dato il suo contributo facendo conoscere il problema a tutti i nostri partecipanti, a coloro che ci hanno seguito. E quindi grazie Martina per l'intervento. Grazie a voi, è stato un gran piacere. Grazie per il tempo che ci hai dedicato, ti lasciamo ai tuoi esperimenti e buon lavoro, perché comunque tu hai ancora... Devo scappare! Poi siamo a fine giornata, quindi... E io ringrazio Filippo per la sua partecipazione. Grazie a te di nuovo. Ringrazio tutti i partecipanti che hanno accolto ancora una volta con entusiasmo la nostra iniziativa. E per il momento BioPills si ferma per il mese di agosto, ma lavoreremo per riproporvi webinar altrettanto interessanti da settembre in poi. Anzi, vi invitiamo a scriverci se avete delle curiosità o degli argomenti che vorreste di cui vorreste sentir parlare. Vi invitiamo a scrivervi, noi siamo sempre aperti ad accogliere le vostre proposte. Quindi grazie a tutti per l'attenzione e ringrazio ancora Martina e Filippo. Buona serata a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.